Dalla Baby Redazione di Cremona 1, benvenuti al TG di GluGlu. Anche oggi cercheremo di tenervi informati sul tema dell'acqua, del consumo consapevole e dell'ecologia. Ma partiamo con la prima notizia. Entro la fine del 2019, la Nuova Zelanda dirà addio alle buste di plastica monouso. Nel paese dell'Oceania vengono consumate centinaia di milioni di buste ogni anno, per un totale di quasi 154 buste di plastica a persona. Molte di esse non vengono riciclate e finiscono a inquinare il prezioso ambiente costiero. Anche altri paesi hanno deciso di bandire la plastica. Il Kenya ha deciso di vietare i sacchetti monouso. La Francia proibirà entro il 2020 i bicchieri e le stoviglie di plastica usa e getta, mentre gli Stati Uniti, il Canada e l'Inghilterra vieteranno le microplastiche presenti nelle creme di bellezza. È arrivato il momento della nostra inchiesta. Scopriamo dove è andata per noi Eleonora Busi. Hai visto GluGlu? Attraverso questo video molto accattivante i ragazzi del liceo ci hanno mostrato come la loro scuola sia piena di bottigliette di plastica. Dobbiamo andare in loro soccorso, dobbiamo aiutarli. Come possiamo fare? Che suggerimenti gli diamo? Fai girare quel rubinetto, ce l'hai l'idea? Ah beh, hai ragione. Vediamo se è disponibile oggi. Fantastico, il presidentissimo è nel suo ufficio, quindi vado da Claudio Bodini, presidente di Padania Acque, a sentire cosa ne pensa lui. Vado in missione dal press? Vado. Presidente Bodini, permesso, buongiorno. La disturbo per questo motivo, tutto bene, grazie. Ero giù con GluGlu, che ci è arrivato dalla nostra redazione, un video molto accattivante dei ragazzi dello Stradivari che ci hanno mostrato come la loro scuola in realtà sia piena di bottigliette di plastica. Lei dice sempre che la cura migliore per l'inquinamento è l'acqua che noi abbiamo a casa nel nostro rubinetto. Ma cosa significa questa frase? È vero, perché grazie ad essa elimineremo completamente le bottiglie di plastica, che sono la principale fonte di inquinamento dei nostri mari e della nostra terra. È vero, visto che l'Italia è il terzo paese al mondo per il consumo di acqua in bottiglie di plastica e appunto che quasi la totale composizione delle bottiglie sono di plastica, noi italiani di fatto siamo i più grandi inquinatori del pianeta. E tutti noi effettivamente potremmo contribuire a invertire questa rotta, non comprando più dei contenitori di plastica usa e getta, per esempio come le bottiglie e le bottigliette di plastica. Come potremmo fare? A tavola, per esempio a casa nostra, riempiendo una bella caraffa d'acqua fresca, e se la vogliamo frizzante potremmo gasarla con un gasatore che costa pochissimo e dura parecchio tempo. Invece quando sono fuori casa come funziona? A scuola, in palestra, al lavoro potremmo fare tranquillamente come quando andiamo in montagna oppure in bicicletta, abituandoci a portare con noi una borraccia che tra l'altro viene utilizzata nei paesi anglosassoni, in tutto il mondo, siamo solo noi che andiamo in giro con le bottigliette di plastica. E pensiamo che questa borraccia la possiamo riempire con qualsiasi fontanello, qualsiasi rubinetto di casa, per dire, anche perché l'acqua del rubinetto è veramente purissima e controllata. Noi basterebbe che lasciassimo scorrere l'acqua pochi secondi e poi riempiamo la borraccia. Quando diventa fresca non è più l'acqua delle nostre tubature, ma è quella dell'acquedotto. Attenzione però, ecco, una cosa da tenere conto è questa: non dobbiamo mai riempire e riusare le bottigliette di plastica in PET, perché effettivamente possono essere piene di batteri e possono rilasciare anche delle sostanze nocive nella plastica. Ma invece quando sono al ristorante cosa faccio? Devo chiedere l'acqua? Quando siamo al ristorante non bisogna vergognarsi di chiedere una caraffa d'acqua del rubinetto. Qualsiasi ristoratore ve la servirà magari con un po' di ghiaccio, effettivamente buonissima e fresca, e con questi piccoli gesti ogni giorno avremo contribuito a salvare il mare dalla plastica. Beh, direi che abbiamo dato una risposta importante sull'inquinamento, perciò io studio adesso, ti restituisco la linea.
Siamo sicuri che l'acqua in bottiglia sia più salutare di quella del rubinetto? In uno studio è emerso che il 90% dell'acqua in bottiglia analizzata conteneva piccole o minuscole particelle di plastica. Sono state analizzate 259 bottiglie provenienti da 9 diverse nazioni e mettendo a confronto 11 diverse marche. In ogni litro di acqua contenuto in queste bottiglie sono state ritrovate 325 particelle di plastica. È arrivato il momento di collegarci con gli amici di Abracadacqua. Ecco fatto! Ora la nostra Abracadacqua può iniziare a fare la magia dell'acqua. Esatto! E anche oggi non ci è sfuggita nemmeno una goccia! Goccia? Presto! Dobbiamo immediatamente suonare l'allarme, c'è un'emergenza! Dottor Pozzo, non ricominci! Lei è un filino troppo ansioso, giusto un goccio. Sì, sa, perché d'altronde le gocce per noi sono un vero problema. Dobbiamo evitare che ci siano delle perdite e degli sprechi, sì. Già, e nonostante tutti i nostri sforzi, ogni giorno vediamo sempre più perdite. Ah, sì, rubinetti che perdono. Docce dimenticate. Sciacquoni guasti. È un vero peccato, visto tutto il lavoro che c'è dietro ogni goccia d'acqua. Esatto, tutto il viaggio che ogni singola goccia deve fare, sprecato per ma che cos'è questo rumore? Ma io sento... sta piovendo? Forse sta... Sì, effettivamente. Effetti, è una bellissima giornata. Sembra il rumore di una bella pioggerellina. Questa però è vera acqua bagnata? Sì, autentica. Ci deve essere un problema. Già. Wow! Guarda, presto, dobbiamo trovare il problema. Problema? Dove sei il problema? Problema, fatti fuori, vieni sotto, che io ti annodo, ti stringo. Ma che cosa fai? Il problema è un guasto. Un guasto? Guasto! Dai, guasto! Torna a casa, guasto! Ma non il guasto in giro, il guasto è sulla macchina! Presto! Procedura di emergenza! Procedura di emergenza! Gira, schiaccia e tira, l'acqua blocca e più non tocca! Gira, schiaccia e tira, l'acqua blocca e più non tocca! La perdita si è fermata! Già, per fortuna! Ma chissà cosa è successo! Cos'è successo? Sicuramente sarà uno spreco! Già. Sempre di più, ne vediamo. Sai, come quelli che si lavano i denti e lasciano l'acqua aperta. Quello è uno spreco. Sì, o come quelli che fanno la doccia e mentre si insaponano lasciano l'acqua aperta. Quello è uno spreco. Ah, per non parlare di quelli che quando si lavano le mani si dimenticano di chiudere l'acqua. Quello l'ho fatto io. Come? Tu hai dimenticato l'acqua aperta. Forse. Vieni qui immediatamente, eh? Come si dice? Scusa. Non a me. A loro. Scusa. E al pianeta. Non lo faccio più. Bene. Niente sprechi. E ora facciamo un bel brindisi con un bel bicchiere d'acqua, sì. E brindiamo alla nostra Abracadacqua. Alla salute. Per apprezzarne la freschezza e la qualità, l'azienda comunale che gestisce il servizio idrico nel comune di Berlino consiglia, soprattutto la mattina, di lasciare scorrere l'acqua del rubinetto.
soprattutto dopo periodi di inutilizzo, dovuti ad esempio all'assenza da casa per periodi di ferie. È consigliabile fare scorrere bene l'acqua presente nelle tubazioni domestiche. Per evitare gli sprechi, l'acqua in eccesso si può raccogliere per lavare per terra o può essere riutilizzata per innaffiare le piante di casa. Questa era la nostra ultima notizia. Il telegiornale di GluGlu torna la prossima settimana.